Sono Sergio Zini, presidente della Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi, cooperativa che nasce nel 1990. La nostra cooperativa si innesta su una realtà, diciamo così, di accoglienza che era già stata iniziata negli anni 50, subito dopo la guerra, da Don Ivo Silingardi, sacerdote di Carpi. Il lavoro che è stato fatto è quello di creare per ciascuna persona un percorso personale, un percorso riabilitativo personalizzato. Stamattina qua siamo a incontrare gli artisti del Festival delle Abilità Differenti, e praticamente cercando di conoscerli, insomma, loro si esibiranno anche un po' in qualche cosa estemporanea e ci interessa proprio far sì che vengano conosciuti per quello che sono, per la loro naturalezza, per la loro voglia di esprimersi e per il gusto che mettono nelle cose. Io e Claudia, che è lei che è delle cose, ormai da diversi anni siamo amici di questa iniziativa. Cosa state guardando? Il Festival Internazionale delle Abilità Differenti. Che spettacolo! Ci siete anche quest'anno? Ma certo! Ci saranno spettacoli di danza, di musica, teatro, convegni, mostre d'arte, artisti straordinari da tutto il mondo. Ma non manca proprio niente! Ma te cosa fai quest'anno? Pistolo tutte le mie cose! No! Artisti di livello nazionalistico, sì. Di poi ci sono, non lo so, musica, fondamentalmente musica, però all'interno della rassegna c'è la danza, la pittura, l'arte, la commedia, c'è tutto. Il festival è partito con l'inaugurazione della mostra d'arte che quest'anno si chiama Figure della Protezione. Questi personaggi qua sono i miei personaggi preferiti. Questo è Gohan, questo è Videl, questo è Neotropi. Le figure della protezione possono essere tante, ed è quello che intende dire la mostra. Ciao, volevo Luca. Io credo che le mani che dopo. Gianluca Pirotta si esprime con queste opere molto, molto cromatiche, molto complesse. Dentro alla griglia possono avvenire degli happening visivi di colore, di segno, o addirittura vivere la curva. Possono succedere delle cose e Pierrotta è molto consapevole dell'importanza anche della ricerca di questo lavoro. Naturalmente il senso di questa mostra è di non partire mai dal dato biografico, ma di partire sempre comunque dal lavoro in rapporto a un tema. Allora se il tema è forte e se il lavoro è buono, la differenza fra diverse biografie non entra in campo. Ciò che conta è davvero la capacità di parlare del lavoro stesso. Essere artisti è una condizione dell'esistenza che supera d'un balzo i concetti di normalità e anormalità. A fare teatro, a fare regie di serate speciali come questa e sono all'origine del festival, dell'ideazione del festival. È un festival speciale perché chiama dal mondo intero delle compagnie, dei gruppi che abbiano sviluppato o linguaggi o spettacoli in cui la disabilità non è un problema, anzi è un vantaggio, è una via preferenziale verso l'intensità, verso il contatto sincero col pubblico. Avanti! El retablo de las maravillas. Che vuol dire retablo de las maravillas? Handicap. Diversamente abile. Individuo da
umanità, uomo, persona, 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 disabile, umanità, handicap, handicap, diversamente abile, soggetto, individuo, individuo, donna, donna, persona, 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 persona. Nel 1999 quindi è nato il desiderio di incontrare altre realtà. Queste realtà, diciamo così, le abbiamo incontrate in Italia e alcune all'estero. Hola, buenos días a todos. Soy José Manuel Palacios, el profesor de Despertar los Sentidos. L'associazione artistica Despertar los Sentidos ha iniziato il suo percorso nel 2001 con l'obiettivo di poter dimostrare che queste persone possono fare spettacolo, che questi ragazzi possono lavorare nel mondo della danza e far vedere al pubblico che sono capaci di fare arte senza limitazioni né barriere. Gli stiamo insegnando l'arte del flamenco, anche se loro devo dire che sono già molto artisti, ma noi gli insegniamo le basi dell'arte del flamenco. La verità è che non ho molte parole per esprimere bene, per farvi capire bene il tipo di esperienza meravigliosa che sto facendo lavorando con loro. Diranno venerdì sera al Teatro Comunale di Modena con i Ritmi del Sole. Gruppo di danza mobile che viene da Siviglia e loro sono la terza volta che vengono al festival, sono veramente speciali perché hanno sviluppato un linguaggio loro che è a cavallo fra la danza contemporanea e il flamenco, presentano un fondale che viene dai loro atelier di pittura di Siviglia, insomma cose veramente magnifiche.
Io vengo dal mondo della danza. Io vengo dal mondo della danza. Ero una ballerina e per molti anni ho visto lavorando che era tremendamente importante l'estetica dei ballerini, che fossero ben vestiti, ben pettinati, ma questa non era la mia vera idea della danza. Io pensavo che l'arte va molto al di là dell'estetica. L'arte è poter comunicare, poter stare in scena e comunicare. Ho sempre avuto quindi un'altra aspettativa dalla danza. E grazie ad un coreografo amico mio, a cui raccontavo sempre la mia intenzione di lavorare con la danza in un modo diverso, un giorno ho conosciuto un gruppo di diversamente abili che lavoravano a Madrid. E lui mi ha detto: «Credo che questo sia quello che tu cerchi». Così ho iniziato a lavorare con un gruppo di persone con disabilità intellettuali ed effettivamente mi sono resa conto che sono altri corpi, altra energia e che danno molto all'arte. Ho 29 anni. Realmente, io non ho tenuto un problema. Non ho mai avuto nessun problema, per niente. Mi sento felice e contenta. L'unico ricordo di esperienza difficile che ho è quando sono passata al liceo. È stato un momento dove, per farmi fare qualcosa, mi facevano pitturare le pareti. Avevo male dappertutto, alla lombare, alla schiena, all'osso sacro. Così ho detto a mia madre che non ne potevo più e che in realtà io volevo ballare. Perché per me la danza è un sogno. Il sogno della vita. Adesso ci abbiamo perché io non gruppo. So lui sa tutto, è un gruppo che fa che dance. Meraviglia wheelchair dance di Firenze che, ballano il flamenco? Non allora, bisognava dirlo? Loro ballano ritmi di tango argentino con un brano di José Salguero Sevillanas e vogliamo quiero dire emborracharmi corazón para pagar un loco amor vedi? Oh, vedi? È un tango vecchio cintura della terra y el aire juega en la calle con la eterna primavera y el aire juega en la calle con la eterna primavera y Jesús te regaló la mañana de Sevilla y de Triana y el sentir dell'andaluz. Le nostre conferenze stampe anomale, cioè l'idea dell'incontro con gli artisti che partecipano al Festival delle Abilità Differenti. Thank you for the invitation and I'm very happy to be here. Muchas gracias por invitarnos al gruppo de Spettacolo Sentidos. Venerdì sera al Teatro Comunale di Modena ci sarà questo spettacolo che si chiama Ritmi del Sole e il sipario si alzerà con un omaggio a Chopin. E quindi io chiederei adesso a Tamas se può farci sentire un pezzo, quello che vuole lui. Tamas viene dall'Ungheria. I will play because of Chopin here, Chopin Fantasia Impromptu.